E lui ne era stato contento, se fossero guardati negli occhi avrebbero dovuto dirsi la verità. Gaetano aveva posato una mano su quelle spalle davvero magre e aveva pensato alla schiena di suo figlio poco prima. Delia aveva raggiunto il suo minuscolo apice, il gemito di un criceto. Gae non era venuto. Era rimasto così, con quell'erezione che non se ne andava, senza nessuna eccitazione. Aveva immaginato il corpo suo e di sua moglie come due cadaveri sul pavimento. Valentina e Arsenio! Amarti equivaleva a masticare un pane a lungo fino a scomporlo in fattori primi: amido, zucchero, poltiglia. Se mi prendevi, notavo una riduzione dei pensieri all'alfabeto, del corpo, della voce alla cellula uovo, il movimento decrescente della massa contratta all'osso, del creato involuto nel puntino nero caotico della tua pupilla. Adesso lo stesso sesso è vetro, gesso. Io con la femmina sono senza tecnica, vado di improvviso. Mentre si asciugava i capelli gocciolanti di doccia e sapeva di sapone fresco, le ho detto: uniamo i nostri corpi nell'estasi dell'amore? Niente. Mentre lavava i piatti a mano con poco detersivo concentrato, i guanti, il grembiale e tutto, le ciabatte di pelo sintetico, le ho detto serio: si fa l'amore? Niente. L'amore si fa? No, niente. Mentre caricava la lavastoviglie, le ho detto: dai, andiamo di cosacce. Niente. Il mattarello è un fallo infinito. La mia mano è lì. Sfarina la margarina, io preparo la fontana. Perché tu decida di affondarci le mani e sporcarti le mani. Mentre si provava la corsetteria nuova da Intimissimi, tutta la corsetteria nuova da Intimissimi, le calze, quel che è, dopo appena 3 ore che si era lì, le ho proposto: ti prendo qui dentro lo sgabuzzino del negozio? Niente. Mentre mi guardavo sul divano un film di quelli lesbo mucchio, le ho detto: allora, tiriamo fuori e utilizziamo tutti i nostri organi genitali? Niente. Te ne vai con la mia cistite a spremermi, a mingermi lì sotto, vicino a dove ti ospito, anche senza la riflessione di carcere. Eppure sporadico è un ripeti, è un play automatico, game over a ogni lite, e play again. Tutte le volte un ciuffo di capelli, un dente in mezzo, e ci si ricuce, ci si rincuolla i pezzi addosso. Tu, calamita dei miei organi interni, 3 volte l'anno prepari il terriccio con i tuoi insetti pronti e mi fai Kinder, la sorpresa all'altezza dell'ombelico, pronta. Poi mi lascia in balia di guanti bianchi, nella ciotola senza acqua 4 ovuli, una lavanda, un fiore, un biglietto in cui è scritto scusa in generale. Il tuo fantasma mi risale la vescica per Natale, mi fa trovare il copriletto unto, fritto, riguanciale sotto, quasi sciolto. Allora forse sono stato troppo esplicito. Allora, mentre si limava le unghie dei piedi, li smaltava in successione, le son passato davanti in accappatoio e infradito fradicio, ma ho fatto in tempo a dire niente, che ho urtato il boccettino di smalto e tutto caduto perduto sul tappeto, non vi dico il dopo. Oppure mentre tirava via la roba asciutta dallo stendino, le ho detto: io sempre dietro a un porno a caso sul divano, non è che mi faresti un caffè latte nella tazzina? Me l'ha fatto.
Le ho dato una gollata grossa, il resto l'ho preso su con una cannuccia. Ho posato la tazzina, le ho sbottonato il reggiseno e buttatolo via lontano, ho dichiarato: e ora noi si fa il sesso con le erezioni e gli orgasmi. Niente, lei ha preso un reggiseno a balconcino trasparente, fresco, buono, dallo stendino, ci ha messo in una coppa grande la tazzina di caffè latte appena vuota e me l'ha tirata a colpo di fionda, prendendomi forte dritto in viso, che ne porto ancora alcuni disegni a forma di tazzina sulla faccia. Nei ricordi i corpi hanno volume maggiore, curve di rumore bianco nello spazio tra le braccia. La tua assenza è orizzontale, si calcola in hertz. Ci sono coordinate numeriche per il tuo petto, se torni. E quando ti ritrovo che il tuo peso si riduce, mi si cuce addosso la struttura di carbone della pelle. L'odore dello scheletro che, paradosso, assomiglia più a un'idea di te. Allora poi dopo l'ho provata giura con la tecnologia, col multimedia. Le ho fatto sentire la canzone di Sanremo di Giusy Ferreri, cantandoci sopra a squarciagola quando dice: il nostro cuore fuori legge spara colpi di dolore, è troppo tempo che non si fa più l'amore. Niente. Mi ha mandato un messaggio via Facebook che diceva testuale: voulez-vous coucher avec moi ce soir, Madame Bovary? Niente. Ho sbagliato ad aggiungere Madame Bovary? No, niente, in ogni caso niente. L'ho scritto via Twitter, via Friendfeed, via mail, con tutto carino, non ha il computer. E così poi infine, alla fine, ho spento il forno e le ho detto: ma allora, in questo nostro a due mondo, che si deve fare? Che si deve fare per scopare? E lei, semplice ed esplicita, mi ha risposto: devi smettere di chiederlo e farlo. Cazzo, mica che ci avevo pensato. Arsenio e Valentina, Arsenio e Valentina, belli come il sole, forse un po' incomunicabili, ma Arsenio e Valentina, ce la faranno o no? Accidenti, questi andranno avanti per tutta la vita, ragazzi, siete fantastici, vi voglio bene.